Un reparto che prometteva scintille, ma alla fine la produzione dell'attacco del Pescara è stata ben al di sotto delle attese, che erano alte con Zeman in panchina. Ganz è stato il flop, mentre la sorpresa in positivo è stata rappresentata da Pettinari, che ha segnato 13 reti, miglior marcatore stagionale del Delfino, anche se la distribuzione dei gol è stata molto irregolare: 6 nelle prime 3 giornate, 12 nelle prime 18, appena 1 nelle successive 24. Comunque un rendimento, anche per impegno, corsa, abnegazione, assistenza ai compagni, che gli ha permesso di essere notato da club di A e di B. In particolare il neopromosso Lecce, il tecnico Fabio Liverani gradirebbe proprio il centravanti Scuola Roma per rinforzare i salentini. Il presidente Sebastiani è pronto alla cessione e chiede 1 milione di euro, ma se la trattativa dovesse andare avanti si potrebbe chiudere a un po' meno, anche perché il contratto di Pettinari scade tra un anno. Il Pescara può monetizzare, altrimenti dovrebbe prolungare il contratto con il giocatore per non perderlo a zero, ma una rinegoziazione rischia di essere insidiosa. Tra un anno scadrà anche il contratto di Andrea Cocco, che quest'anno non ha mai trovato spazio per il rilancio dopo aver recuperato dall'infortunio. Molto difficile possa far parte del prossimo progetto tecnico, del quale non farà sicuramente parte Pierluigi Capelluzzo, che tornerà al Verona, visto che il Pescara non sembra intenzionato a esercitare il riscatto. Tanti altri giocatori destinati a tornare alle rispettive società di appartenenza: Jaime Baez alla Fiorentina, Filippo Falco al Bologna, Kevin Arthur Yamga al Chievo. Anche in questo caso non sarà esercitato il riscatto. Come detto ieri, il Pescara vorrebbe trattenere il gioiellino Cristian Capone, ma sarà molto difficile. Il giocatore rientrerà all'Atalanta e su di lui c'è già il forte pressing del Benevento, del neo tecnico Cristian Bucchi, ma il talento dell'esterno dell'Under 19 non ha lasciato indifferenti anche dei club di Serie A, e il patron orobico Percassi potrebbe girare Capone proprio ad una squadra della massima serie. Al netto di Pettinari resteranno Mancuso, in prestito dalla Juventus, e Cristian Bonino, che è di proprietà del Delfino. Le principali alternative per il dopo Pettinari si chiamano Federico Melchiorri e Federico Bonazzoli. Per il primo si tratterebbe di un ritorno dopo la stagione 2014-2015. C'è però un grosso scoglio: Melchiorri ha giocato a Carpi dallo scorso gennaio e la società emiliana sembra intenzionata a riscattarlo. Se ne saprà di più tra una decina di giorni, quando ci sarà la parentesi dedicata all'esercizio di questa opzione, 18-20 giugno. Federico Bonazzoli è stato già giocatore del DS Leone a Lanciano. Il calciatore di proprietà della Sampdoria, cui è legato fino a giugno 2021, cerca la stagione della esplosione dopo la deludente annata alla SPAL. 11 presenze, solo 2 da titolare e 0 gol. Da notare anche la situazione particolare di uno degli idoli della tifoseria biancazzurra, il sindaco Marco Sansovini, 38 primavere e un terzo e ultimo anno di contratto in arrivo. Dopo i prestiti a Teramo e Fermo, qualcuno sogna una sua ultima stagione in biancazzurro di commiato, ma questa resterà una suggestione, salvo colpi di scena.